Io sono Giulia e oggi vi insegnerò a fare la verticale in poche mosse semplici. Questo è un esercizio non difficile che poi quando imparato è piacevole da fare e sarà molto divertente. Allora, prima di tutto per farlo dovete avere un po' di muscoli nelle braccia, perché comunque dovete tenervi quando siete in verticale. Comincio con farvela vedere e poi comincerò a insegnarvela. Questa è una verticale molto semplice. Allora, prima di tutto, io a mio fratello più piccolo l'ho insegnata così. Allora, si appoggiano le mani per terra, si tira su una gamba e si dà tutta la spinta più possibile per salire su. E poi vi date sempre più spinta, finché riuscirete ad arrivare su. Però c'è un problema che si chiama equilibrio. Come si fa ad acquistare equilibrio? Si può imparare incominciando a fare la verticale a nuova. Ma quindi, così non serve il colore che viene dall'altra parte. Quindi, arriviamo qua, ti diamo la nostra spinta e arriviamo su. E così qua possiamo abituarci a rimanere in equilibrio. Allora, volevo ricordarvi che ogni volta per scendere dalla verticale non bisogna mai scendere così, oppure non so, di ginocchia o comunque vi fareste male, ma bisogna sempre, quando sei in verticale, aprire una gamba e scendere. Cioè, voi siete così in verticale, aprite una gamba e scendete, così evitate di farvi male. Cosa succede quando uno è sbilanciato dall'altra parte e che quindi sta cadendo di là? Allora, io per evitare di cadere di schiena o vado in ponte o in capovolta oppure direttamente mi giro dall'altra parte. Così la rovesciata con il ponte. Sono in verticale, sto cadendo, appoggio un piede e mi alzo. Oppure con la capovolta, sono lì che sto cadendo e scendo in capovolta. Oppure un altro metodo, questo qui è più per gli esperti, per chi la sta appena imparando, quando è così che sta cadendo di là, basta che gira un braccio e finisce dall'altra parte, senza battersi la una specie di ruota. Cioè, se sapete come si fa la ruota, così andate dall'altra parte. E in pratica, la verticale, se è sbagliata e quindi siete cadendo, è la stessa cosa. Voi siete lì e basta che girate una mano e avete fatto una ruota. Allora, spero che questo tutorial vi sia un po' servito per imparare la verticale. Comunque dovete cominciare con questi piccoli passaggi per allenarvi sempre di più, dovete farlo sempre finché potrete avere la verticale completa. E poi ci sarà presto da imparare più tardi. Ciao!